Giorgio, Fabio, faccio una brevissima premessa, cercando di essere troppo lungo per chiarire. È chiaro che se parliamo oggi dopo una sconfitta per 4-0, dopo invece un periodo super positivo nella quale la squadra ha preso un gol in 7 partite, qualche ribattuta e cose, però la domanda va oltre, diciamo, l'evento. Nelle scelte che avete fatto sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la difesa, c'è stato il rischio di aver sottovalutato la partenza di Cione, nel senso che un giocatore comunque esperto, con una maggiore, diciamo, conoscenza del campionato, degli avversari, del modo di giocare, anche se fino adesso sostituito da giocatori che avevano fatto bene, ma che Zmiński, Davidovic, obiettivamente sono comunque alla prima stagione in Italia. Cioè, se tu devi migliorare una squadra, o migliorare o lasciare com'è una squadra forte come il Palermo si era dimostrato, non c'è stato un rischio di sottovalutazione prendendo giocatori che sono ancora poco sicuri di rendimento, parlo anche di Fiore o del recupero di Raiola, diciamo, del genere, piuttosto che avere delle certezze e magari sostituire Cione con un giocatore, non ti dico di uguale certezza, non ti dico Maietta, faccio l'esempio dell'Empoli, ma un giocatore di quelle caratteristiche. Scusa, è chiaro che parliamo dopo i 4 gol di Empoli, però questo credo è che sia più certo un giocatore che ha giocato per 6 mesi per una squadra, quindi conosce il suo percorso tattico giorno per giorno, che è migliorato, che si è evoluto e che ha ancora margine di prospettiva, rispetto ad un giocatore che invece avrebbe dovuto arrivare qui, acclimatarsi, ambientarsi, capire cosa l'allenatore voleva. Per questo abbiamo adottato la soluzione interna, perché sotto quel profilo lì ci dava assolutamente più garanzie. Zmiński ha giocato moltissimo, dimostrato di essere assolutamente all'altezza, e voi stessi lo avete più volte elogiato. Davidovic, dopo la partita di La Spezia, tutti a chiedere quanto era il riscatto, se eravamo... Quindi noi abbiamo fatto queste valutazioni e, ripeto, per rispondere strettamente alla tua domanda, abbiamo fatto la considerazione che era meglio una soluzione interna con un giocatore, anche lo stesso Rajkovic, anche lo stesso ingegnere che sta per rientrare, un giocatore quindi che conoscesse già i meccanismi, lo spogliatoio, l'ambiente e tutto il resto, rispetto a un giocatore che poteva arrivare qui e poteva aver bisogno magari di un maggiore ambientamento. Di Marco? Sì, direttore, sono qua, ciao. Ti volevo chiedere, rispetto alle altre, lasciando stare magari per un attimo il Palermo, chi e quanto si sono rinforzate a tuo giudizio le dirette concorrenti, se dovessi, diciamo, fare una griglia, no? A fine, diciamo, prima della sosta, Palermo super favorito a detta di tanti, adesso forse risentiamo di quello 0-4, diciamo, è tutto sembra più scuro, però si sono accorciate le differenze dopo il mercato? No, io direi, partendo da un presupposto, che noi abbiamo chiuso il girone di andata in ascesa e anche sotto il profilo della classifica in ottima posizione, quindi eravamo probabilmente, anzi sicuramente, la squadra che aveva meno bisogno di rinforzarsi. Il Frosinone lo ha fatto, che poteva essere una squadra di nostro livello, lo ha fatto con un paio di innesti, però lo abbiamo fatto anche noi andando a colmare quelle che erano delle lacune dell'organico. L'abbiamo sempre detto, noi avevamo bisogno di un giocatore di piede sinistro in attesa anche del pieno recupero di Rajkovic, ma che potesse rappresentare anche un'alternativa agli esami. Siamo andati a parlare di un giocatore che però non doveva essere particolarmente impegnativo, l'abbiamo fatto con Fiore. Abbiamo bisogno di un giocatore con determinate caratteristiche sul piano del gioco offensivo, quindi gioco aereo, così lo abbiamo fatto con Moreo. Poi colmate queste lacune, ci siamo messi un pochettino alla finestra. Viceversa, il discorso delle altre concorrenti era un po' complicato, perché erano squadre che magari avevano rispetto a noi 8, 9, 10 punti di differenza, quindi era evidente che loro avrebbero dovuto fare qualcosina di più. In linea di massima io credo che alla fine il mercato non ha stravolto di molto i valori del campionato. Io lo dico dalla prima giornata di campionato, continuo a dirlo, sarà un campionato che sarà complicatissimo e equilibratissimo fino alla fine. Non vedo squadre che si sono rafforzate così tanto da poter stravolgere certi equilibri. Empoli e Parma secondo te no? Visto che hanno preso gente anche di categoria superiore, cioè l'Empoli l'abbiamo visto direttamente, ma il Parma stesso con Cicciretti, con Gazzola, cioè secondo te non hanno messo quei 2-3 pezzi dentro per fare anche il salto di qualità, a livello di esperienza, di spessore? No, ma loro l'hanno fatto, però l'Empoli era una squadra già forte anche prima, non è che, voglio dire, l'Empoli si è privata
di due giocatori che sono andati in Serie A, non è che li ha dati in Serie C o hanno rescisso il contratto, cioè erano giocatori forti, li ha sostituiti con giocatori altrettanto forti. Cioè, non credo, per dire, fare un esempio, Romagnoli, Maietta, ci sia questa grande differenza, è vero che Romagnoli è andato in Serie A. Quindi, per quello dico, poi l'Empoli è stato bravo a sostituirli questi giocatori qui, ma è rimasta prima una squadra forte che noi abbiamo sempre pensato che fosse. Cioè, noi ci sorprendevamo quando l'Empoli aveva qualche difficoltà nell'imporre il proprio gioco, la propria qualità, soprattutto nei due giocatori offensivi. Noi ci sorprendevamo prima, non adesso. Quindi, l'Empoli secondo me ha mantenuto il livello già alto che aveva. Il Parma probabilmente doveva fare qualcosina in più e l'ha fatto con dei giocatori sicuramente di categoria importante, però si è rinforzata rispetto a una squadra che comunque era indietro. Sicuramente il Parma ha fatto qualcosa di più delle altre, anche in base alle proprie potenzialità economiche. Però ripeto, non vedo uno stravolgimento dei valori. Il Parma che possa essere una diretta concorrente, una rivale fino all'ultimo giorno di campionato, lo sapevamo dall'inizio, e tale è rimasta. Credo che, lo ripeto per l'ennesima volta, gli equilibri sono rimasti quelli. Se posso concludere, per quanto riguarda l'esterno di sinistra, tu dicevi Fiore, io se non ho capito male Fiore ha giocato molto più indietro o a 3 o a 4 che da esterno, considerato che il gioco del Palermo ha un potenziale enorme sulle fasce e l'assenza del Rispoli, abbiamo visto il giudizio, insomma, è stata molto, molto pesante, anche perché squadra con determinati meccanismi e determinate logiche di gioco viene meno un giocatore di questa importanza, e la stessa cosa era successa dall'altra parte con Alessandri. Non si poteva forse fare qualcosa in più per dotare l'organico, dare al mister qualche alternativa, non dico ai livelli di Alessandro Rispoli perché è anche difficile trovare ovviamente in Serie B, ma dal punto di vista tattico, cioè il cursore è tutto fascia, non è Fiore per intenderci, no? Cioè, secondo te è rimasto, indipendentemente da quelle che poi sono state le occasioni, magari non hai avuto quella giusta, ma è rimasta una lacuna sulle fasce a destra e a sinistra in generale? No, noi abbiamo fatto questa riflessione all'inizio mercato, perché avevamo Rolando, i tempi di recupero non erano ancora certi, e anche così le caratteristiche di Fiore, che come hai giustamente detto tu erano soprattutto caratteristiche difensive, volevamo valutare fino in fondo se potevano essere adattabili anche in quel tipo di ruolo. Via via che i giorni sono passati, soprattutto nell'ultima, a una settimana dalla fine del mercato, quando la squadra poi ha ripreso e quindi è stato possibile testare tanto le condizioni di Rolando quanto anche le caratteristiche di Fiore, abbiamo ritenuto che Fiore possa avere anche quel tipo di caratteristiche lì, perché Fiore è un piede importante. È chiaro che sarà un giocatore un pochettino più difensivo, ma sotto questo aspetto qui lo abbiamo sempre detto, che se avessimo preso qualcuno a sinistra avremmo preso un giocatore con caratteristiche un pochino più difensive rispetto ad Alessandro. Il miglioramento delle condizioni di Rolando, che è il jolly di inizio stagione, il giocatore che avrebbe dovuto sostituire il rischio di Alessandro, ci hanno dato, Rolando ci ha dato segni assolutamente confortanti. A quel punto lì abbiamo ritenuto di fare una scelta anche conservativa del gruppo, anche per non ingolfarla ulteriormente, in vista anche dell'immediato recupero di Rajkovic, che ha dimostrato negli ultimi 15 giorni dei progressi veramente notevoli, tanto è vero che venerdì scorso era in panchina. E tutto questo ci ha fatto ritenere non indispensabile un ulteriore acquisto in quella zona. Grazie. Trippi, Giardina. Due curiosità. La prima, se c'è stato qualche retroscena, come mai alla fine, se possiamo raccontare qualcosa in più su questi due, diciamo, colpi in prospettiva che sembravano praticamente fatti e che alla fine non si sono concretizzati, forse più uno dell'altro, perché Callegari non è mai stato forse così definito rispetto all'altro. La seconda parte. Ti riferisci alla Callegari e la storia di Callegari è un po' così, è un po' contorta, che ci sia la retroscena. Diciamo che lì la gente ha ritenuto che la nostra proposta fosse inadeguata rispetto a quelle che lui aveva sul tavolo. Io ho avuto sempre il sospetto che lui sul tavolo non avesse assolutamente nulla e che si fosse semplicemente sentito scavalcato da una trattativa che era invece sviluppata in modo assolutamente regolare. E i fatti, purtroppo per Callegari, ma forse anche purtroppo per noi, mi hanno dato ragione. Il giocatore è rimasto lì, va a scadenza e secondo me ci hanno rimesso tutti.
perché ci ha messo in parte Paris Saint-Germain, comunque manteneva una percentuale di vendita sul giocatore, ma viste la mole, visto il fattore del Paris Saint-Germain, non credo che sia un danno incalcolabile. Ci ha messo anche il giocatore che poteva fare un percorso secondo me assolutamente intelligente e interessante, credo che ci abbia perso anche la gente che non ha fatto una bella figura. Noi, come ho sempre detto, la tavola era imbandita e quindi era qualcosa che era fatta in prospettiva, non ci ha assolutamente alterato gli equilibri. Per quello che riguarda Xavanovic è stata un'opportunità che si è creata negli ultimi giorni di mercato, dopo l'ultima partita in cui lui è andato in panchina e il suo club ha avuto un ripensamento, perché ha ritenuto opportuno tenerlo, non darlo a giocare in prestito per una valutazione tecnica, ma ripeto, sono due valutazioni che a noi non hanno alterato nessun tipo di equilibrio, perché noi, come ho sempre detto, già da dicembre avevamo e abbiamo una squadra assolutamente al completo in tutti i suoi elementi, quindi tutto ciò che avremmo potuto o avremmo fatto lo avremmo fatto semplicemente seguendo un requisito di utilità ma non di indispensabilità. E l'altra cosa, a giochi fatti e voce ferme, quanto effettivamente ha pesato l'extra calcio la vicenda del fallimento in questa sessione del mercato? Ha pesato moltissimo, soprattutto nella fase iniziale del mercato, perché la notizia è arrivata abbastanza fresca in quel momento in cui ci si iniziava a muovere e quindi tante alternative che avevamo incominciato a sondare evidentemente in quel momento lì hanno preso tempo e quindi ci hanno provato a mettere in difficoltà. Fortunatamente siamo stati pronti perché avevamo comunque delle alternative, alla fine pian piano la situazione si è un pochettino chiarita e questo ci ha permesso di andare a concludere abbastanza presto dei colpi che noi riteniamo interessanti e soprattutto molto mirati, come quello di Moreo, come ho detto più volte anche appunto qualche minuto fa, è andare a colmare una lacuna nell'organico, non in senso di valore, perché come abbiamo visto Monachello sta dimostrando di essere un giocatore forte, un giocatore che avrebbe potuto esserci utile nel giro di andata, però le caratteristiche sono leggermente diverse, probabilmente Moreo ci sarà più utile di quanto c'è stato Monachello nella prima fase del campionato, fermo restando, ripeto, la stima nei confronti di Monachello, per il quale dal punto di vista umano sono anche contento che stia facendo. Giardina? Buongiorno direttore, volevo chiedere, voi avete colmato due lacune in attacco con Moreo, o almeno questo è quello che sembra per quanto riguarda il gioco offensivo, e con Fiore, se dovesse fare il curso, lascio un po' più difensivo, però di fatto avete perso Embalo, che vi dava un'alternativa anche a livello di nuovo, e avete perso anche lo stesso Monachello, che comunque anche a Palermo, seppur in una sola partita, ha dimostrato che entrando alla partita riusciva a dare qualcosa in più in piano offensivo, sia in fase realizzativa, sia in fase di aiutare la squadra a salire. Di Carmine può essere un rimpianto perché poteva darvi qualcosa in più in questo senso, o ritenete completo l'attacco e poteva solo essere una ciliegia in più? No, noi l'abbiamo sempre ritenuto completo l'attacco, non avevamo assolutamente esigenze di andare ulteriormente ad integrarlo. Si è creata questa opportunità nell'ultimo giorno di mercato di verificare qual era la possibilità di acquisire eventualmente anche l'Italia, questo senza spostare in una virgola quelle che erano gli equilibri di questo reparto che noi teniamo assolutamente all'altezza. Insomma, io facendo una battuta un po' come quando uno prepara una cena molto, molto buona, prepara il vino, prepara il primo di pesce, fa tutte le cose in maniera migliore, ci potrebbe star bene anche della frutta esotica, no? Ma se non arrivasse a frutta esotica, credo che si possa avanzare o cenare con assoluta tranquillità, alzandoci sazi e soddisfatti. Questo è poi il concetto. Quindi, per tornare a quello che ho sempre detto, seguendo un criterio di utilità, ma non di indispensabilità, perché l'indispensabilità l'abbiamo colmata con l'arrivo di Fiore e di Boeo. Amato? Buongiorno, la classifica odierna e probabilmente anche il rendimento fornito finora alle squadre dicono che i pronostici estivi focalizzavano bene le grandi favorite di questo campionato, cioè Palermo, Empoli e Frosinone. Guardando la classifica oggi sembra che proprio la strada sia questa. L'idea è che ci siano tante possibilità che una squadra possa inserirsi in questo non l'ho mai sentito io. Io sarei pronto a scommettere invece che solo io le due promozioni dirette verranno fuori da queste tre squadre che ci sono davanti oggi. Penso che sia molto difficile l'inserimento di altre. E poi
Zambarini ha detto che sta rifiutando un'offerta alla Cina per Nestorowski. È possibile sapere chi l'ha avanzata e quanto ha offerto? Grazie. Quello che riguarda la possibilità che qualche squadra si intrometta in questa corsa che apparentemente sembra tre, io direi che la cosa è assolutamente possibile, perché come abbiamo detto il Parma si è molto rinforzato, il Bari non è certamente quello delle ultime giornate di campionato, la Cremonese mantenendo più o meno la stessa intelligatura che era forte, il Cittadella comunque è una squadra che da anni gioca un certo tipo di calcio, gioca a memoria. E siccome mancano ancora 18 partite, quindi sono veramente tante, io credo che l'inserimento di una quarta possa essere assolutamente possibile, magari non auspicabile, ma assolutamente possibile. Per quanto riguarda invece la trattativa che riguarda Nestorowski, diciamo che ci sono dei caratteri di riservatezza, però la proposta effettivamente era concreta, ma come ha sempre detto il giocatore, come abbiamo sempre detto noi, noi ci saremmo privati del giocatore sulla fronte di un'offerta veramente faraonica che non è arrivata. Il giocatore non aveva alcuna voglia di muoversi e lo ha dimostrato, quindi, e abbiamo mantenuto ciò che abbiamo sempre detto che avremmo fatto, e cioè mantenere la squadra così com'era, cioè mantenere con gli stessi equilibri, con gli stessi uomini. Non l'avremmo stavolta. Molti temevano che ci sarebbe potuta stare una così diaspora dei migliori giocatori. Questo non è accaduto. Lo stesso Rispoli ha riavuto di nuovo delle offerte da club di Serie A, delle proposte, seppur meno allettanti, perlomeno per quanto ci riguarda, di quelle estive, ma comunque sempre delle proposte di un certo livello provenienti dalla società da club di Serie A. E quindi credo che questo sia così, sia una medaglia che questa società, e questo chiaramente dobbiamo ringraziare anche a Zamparini che ci dà questa possibilità, sia una medaglia che la società può così attaccarsi al petto, perché chiaramente non ha stravolto, non ha venduto, non ha mantenuto l'intelligatura, cercando anche di migliorarlo. Grazie. Elia? Sì, buongiorno direttore. La domanda è legata alla Gubina, perché me l'hanno chiesto in tanti anche all'ultima giornata di calciomercato. Nasce forse l'esigenza di scommettere un po' di più su questo ragazzo? Io direi che sì, assolutamente sì, ma io non farei nemmeno più tanto di scommettere, perché io quando vedo un ragazzo adesso che si allena, le ultime prestazioni che ha fatto, poi non parlo più di scommesse, poi cominciamo a parlare di un ragazzo che sta incominciando a dare dei segnali di certezza. Io con Nino ci ho parlato proprio all'inizio del mercato, quando uscivano le voci sugli attaccanti, tu rimarrai qui con noi perché tu sei un giocatore forte e non sei il numero 1, il numero 2, il numero 3, il numero 4, 5, 6, uno dei 4-5 attaccanti, adesso in base a quello che andremo a fare, e lui si metà dicembre, sarai uno dei 4-5 attaccanti che faranno parte della nostra squadra. Non sarai il numero 1 né il numero 5. Aspetta a te, con le prestazioni e con gli allenamenti, dimostrare che sei all'altezza. Lo stai dimostrando, ieri ho fatto i complimenti perché anche una partitina che poteva essere scontata, alla fine lui ha giocato, è andato a rincorrere un avversario fino alla bandierina, ha fatto delle cose sul piano dell'impegno, dell'applicazione, che gli fanno solo onore. Questo è il suo percorso, perché lo porterà a dimostrare quello che realmente vale. Questo posso completare, è già arrivata la prima risposta da parte dei tifosi alla vostra iniziativa legata ai tagliandi. Quanto è importante avere una risposta significativa in vista della partita contro il Foggia, in un momento comunque delicato, con una sconfitta per 4-0? L'ausilio del pubblico è sempre stato auspicato da noi in ogni momento. Abbiamo cercato di fare di tutto per portarlo con delle prestazioni, con dei risultati. In parte ci siamo riusciti, quantomeno siamo riusciti a non allontanare coloro che eravamo arrivati alla prima di campionato. Il fatto che già ieri ci sono stati segnali positivi in termini di risposta a quella che è stata un'iniziativa molto, molto bella, di grande sensibilità da parte del padrone Zamparini, io direi che testimonia anche questo amore che ho sempre detto che c'è da parte della tifoseria nei confronti di questa maglia. Bisognava dare noi forse un segnale, lo abbiamo dato, la tifoseria sta rispondendo, adesso noi in campo dovremo continuare a dare questa risposta. È un bel segnale, ci ha restituito anche il sorriso, ci dà tanta carica, dovremmo essere all'altezza di questo amore, e noi cerchiamo di farlo quotidianamente, non solo il giorno, però quotidianamente cerchiamo di essere all'altezza di questo amore che la tifoseria ci sta dimostrando. Di Marco? Sì, Fabio, io do molta importanza ai numeri, no? Di solito, mi sottopongo due numeri, volevo la tua riflessione, magari anche dopo averne parlato, cioè nel senso che sono sicuro che ne hai parlato anche con il mister. Il primo riguarda Muraschi, lui è rimasto, cioè però ha perso tre volte, in due occasioni
secondo te un caso, visto che è l'unico giocatore di centrocampo che dà un certo dinamismo, esatto, e gli altri comunque hanno sono più compassati rispetto a lui. Il secondo numero invece riguarda la coppia di Macedo. Soltanto una volta sono andati a segno contemporaneamente. Da questo punto di vista, insomma, la sensazione anche nell'ultimo periodo è che forse per caratteristiche non sia la coppia meglio assortita. Volevo un tuo parere, e sono sicuro, ripeto, che magari in qualche modo rispecchia anche quello del mister, immagino che ne avete parlato spesso. Abbiamo parlato, però abbiamo sempre detto che questo è un organico che dà tante soluzioni, sia a livello individuale, sia a livello anche tecnico-tattico. L'apporto di Muraschi è stato importantissimo, poi ha avuto lui stesso una flessione in conseguenza di un piccolo problema muscolare, poco la squalifica, quindi ha avuto anche lui una flessione, e la squadra ha vinto anche senza Muraschi, pur riconoscendo tutte le qualità che tu riconosci al giocatore. Ma credo che la forza di questa squadra sia stata proprio nella possibilità di scegliere che l'allenatore ha avuto, di scegliere sia a livello individuale sia a livello anche di dislocazione dei giocatori in campo. L'osservazione sull'assortimento dei due attaccanti è un'osservazione che numericamente ti dà ragione, però poi mi verrebbe da chiedere a tutti gli allenatori di Serie B quanti vorrebbero avere una coppia con queste qualità qui, perché indubbiamente sono due giocatori che con questa categoria non hanno nulla a che fare. E comunque, anche per rispondere ancora più profondamente alla tua domanda, siamo andati a cercare sul mercato un giocatore che potesse dare caratteristiche un pochettino diverse e quindi dare un'ulteriore scelta in più all'allenatore, un'ulteriore opportunità di giocare anche in modo differente, anche con giocatori diversi. Grazie. Trippi? Cosa, infatti hai risposto, però forse la domanda può essere anche girata in un altro modo. La contestazione di luglio che c'è stata qui fuori, all'appuntamento che si sono dati i tifosi domenica mattina con l'intento di caricare e incitare la squadra, cosa c'è in mezzo? C'è in mezzo, intanto, io più che in mezzo, intanto metterei di base io metterei l'amore, come ho detto prima, della tifoseria tutta nei confronti di questa maglia, di questa società, perché seppur in forme sbagliate anche quello era amore, no? Era l'amore di una tifoseria delusa, dispiaciuta, disperata, che non vedeva chiarezza, e quindi anche quello è amore. L'amore purtroppo a volte si manifesta anche in forme sbagliate, lo sappiamo benissimo, e anche questo è siamo stati in questi sei mesi, ciò che c'è stato forse, quello che ci possiamo riconoscere io, il mister, i ragazzi, la società, lo stesso patron Zampani, siamo riusciti a ripristinare una situazione, come posso dire, di normalità. In questo ci hanno aiutato anche i risultati, però forse siamo riusciti a riportare una normalità che gli stessi protagonisti della stagione dell'anno scorso non si aspettavano, no? una normalità nella quotidianità. Il dialogo fra un presidente, un direttore sportivo e un allenatore che si confrontano, che portano ognuno il proprio contributo per cercare di migliorare la situazione, una squadra che si allena senza prime donne, ma sempre con l'atteggiamento giusto, ma che è o dovrebbe essere la normalità di una società. Quindi in questi sei mesi io direi che c'è stata tanta normalità, che era forse quella che serviva per riportare un pochettino di serenità, un pochettino di tranquillità. E se c'è stata questa normalità, oltre magari al lavoro quotidiano che io e il mio staff, il mister con il suo staff, abbiamo lo staff sanitario che è stato importantissimo, io direi che grande merito va anche al nostro patrono, che ha avuto nei nostri riguardi una grande fiducia. Io di questo lo ringrazio sia privatamente, anche adesso lo faccio pubblicamente, perché anche sul mercato ci ha dato grande libertà, pur ripeto, nel rispetto di principi giustamente aziendali che un patrono, che un presidente deve dare. Giardina? A proposito del patrono, l'incontro che c'è stato a Firenze, se ci vuole raccontare a questo punto, dato che ormai si sa anche per le parole stesse di Zamparini, se c'è stato qualche punto di vista diverso sulla tattica, sull'atteggiamento della squadra, qualcosa su cui sia Tedino che Zamparini hanno voluto puntare particolarmente. E poi volevo tornare sul mercato per Akshabanovic. La trattativa ormai sappiamo com'è morta, ma vorremmo sapere anche com'è nata. Sì. Ma l'incontro è stato un incontro, ripeto, normale, fra un presidente che di fronte ad una sconfitta cocente ha
voluto capire un po' che cosa poteva significare questa sconfitta, un allenatore che ha dato delle spiegazioni da un punto di vista tattico, un direttore sportivo che ha dato la sua valutazione, e abbiamo messo sul tavolo le nostre opinioni, che per fortuna non sono uguali, sono in qualche volta anche opposte, ma questa secondo me è la dialettica rimasta in azienda, secondo me nasce proprio dal confronto di opinioni anche diverse, perché altrimenti se tutti fossimo uniformati come un Parlamento bulgaro non si migliorerebbe. E invece in questi mesi, e nel confronto anche di sabato dopo Empoli, c'è stata proprio questa serenità di esporre le proprie posizioni con grande serenità, ma ribadendo, per questo che lo ringrazio Presidente, ribadendo la fiducia nella operatività di ciascuno di noi, quindi in particolare nello specifico all'allenatore, lasciando assolutamente libero delle sue scelte. Poi è giusto, è normale, è umano che il Presidente possa dire io avrei fatto giocare questo, farei giocare questo, ma credo che lo faremmo ognuno di noi se fossimo i presidenti di una società di calcio, insomma. Facciamo tirare fuori i soldi e li facciamo anche parlare, mi sembra un pochettino, sarebbe una tortura, una condanna che non sarebbe giusta, no? Quindi va bene, siamo veramente in un clima di dialogo sereno che ci permette di lavorare tranquillamente. Per la trattativa di Akshamanovic invece come nasce? Ma nascono come nascono tante trattative, sono andate anche in estate, trattative nate, poi morte, così. Noi la riceviamo, la dinamica del mercato è ormai scontata, arrivano migliaia di segnalazioni, vari giocatori, di situazioni, di opportunità, perché poi qualche volta io ribadisco alla noia un termine, ma perché è su quello che baso molto spesso le mie valutazioni. Quando io lo ripeto, è il mercato delle opportunità, significa esattamente questo, che può arrivare la segnalazione del giocatore da un momento all'altro, che può essere in uscita da una squadra, e bisogna essere bravi a cogliere quell'opportunità. Per fortuna abbiamo un allenatore che ha uno staff che è immediatamente pronto a qualsiasi disegnazione. Io ho i miei tre uomini che li faccio lavorare e sgobbare e sono immediatamente pronti, soprattutto negli ultimi 10 giorni di mercato, erano preallertati, perché arrivano segnalazioni in continuo e qualche volta qualche segnalazione può essere interessante e va immediatamente verificato. Così abbiamo fatto, quindi siamo andati a valutarlo, abbiamo visto che era un giocatore che tra altre cose conoscevamo bene, però non ritenevamo che potesse essere accessibile. Quando ci è stata prospettata la possibilità economica di prenderlo, dopo un'ulteriore valutazione tecnica, abbiamo detto che potesse essere anche un'operazione interessante. Abbiamo provato, il quest'anno si è tirato indietro, chiuso. Altre domande? Posso? Poi sì, volevo chiederti, certe volte dico l'intervento di Santa Rosalia può essere molto importante, perché ti dico questo? Perché finalmente potremo vedere Zimiski a destra, Davidovic come centrale difensivo, che tra l'altro è anche un regista a mio giudizio, quindi in realtà diventa un valore aggiunto per questa squadra, e Bellucci. Potrebbe invece, ecco, potremmo scoprire che questa potrebbe essere invece una forma, diciamo, un trio che può essere anche quello che rimarrà anche per la Serie A, perché in realtà tutti e tre finora hanno dimostrato di meritare di giocare anche loro. Mi piacerebbe avere il problema di rispondere alla tua domanda tra qualche mese. In questo momento qui noi guardiamo intanto la partita col Foggia, abbiamo l'emergenza, nel senso che non è un'emergenza, la squalifica di Struna che ci imporrà di modificare qualcosa rispetto all'impianto abituale. Risponderemo settimana per settimana, poi speriamo a maggio di doverti rispondere su quello che dovrà essere il nuovo assetto, il nuovo impatto. Ma questo qui non ci penso, penso a quello, penso io, e in particolare Bruno pensa a ciò che accadrà lunedì e poi il sabato successivo e poi via via in base al calendario come arriverà, partita per partita. Un'ultima cosa, torno su Muraschi, in realtà è un giocatore che senza togliere, faccio una premessa, niente a nessuno, perché sono tutti ragazzi che si impegnano, che danno il massimo, quindi meritano tutti rispetto, però non c'è dubbio che alcuni giocatori, come anche hanno ricordato, quando sono scesi in campo hanno fatto sicuramente a nostro giudizio un po' meglio degli altri, e Muraschi è uno di questi, così come Gnore. Dico, perché non dare anche una possibilità a tutti e due di esprimersi insieme e vedere che cosa possono dare in prospettiva anche futura, al discorso che facevo con la difesa? Sì, ma ci sono state le occasioni in cui sono stati schierati, abbiamo fatto bene, poi nelle occasioni in cui non sono stati schierati la squadra ha fatto comunque bene, e purtroppo bisogna giocare in 11 e
abbiamo la fortuna che oltre a 11 giocatori ne abbiamo altri, ne abbiamo certo. altri 11, 12, 13 che sono assolutamente ad altezza. Questo secondo me è stato un po' il nostro segreto, tanto segreto, insomma la nostra arma vincente nel girone di andata, speriamo che lo sia anche nel girone di ritorno. Ripeto, la possibilità di cambiare uomini, anche cambiare il sistema di gioco, anche all'ultimo momento, ecco. anche a fronte di un'emergenza. Vannini a chiudere? Sì, volevo Fabio, prima permettimi di dire, capisco perfettamente, va benissimo il confronto e quello che hai detto tu, però credo che la forza di una società si veda soprattutto nei momenti piccoli di flessione. Fino adesso il Palermo non ha perso quasi mai nella prima stagione, quindi credo che il presidente e il padrone non avesse poco da dire, poco da diciamo, poter discutere. Non vorrei che adesso per una sconfitta vengano messe in discussione alcune certezze, come dicevi lo stesso tu, che secondo me invece sono quelle che in qualche maniera hanno portato questa squadra all'inizio a perdere 14 punti, la testa un po' troppo facilmente molto spesso, quindi speriamo che questo equilibrio di cui hai parlato tu, che pure ha presenti, sia in qualche maniera, perdonami, foriero di una stagione nuova, perché quando parliamo di avvicinamento anche della gente o dei tifosi, si tratta anche di comportamenti che nel passato sono stati deleteri per tutti e per la società in particolare, che quest'anno non si sono fortunatamente mai visti neppure con le scelte di mercato, posso dire, da quest'estate, ma che sono uno dei nodi, tu sei abbastanza a Palermo nel calcio da capirlo, che in qualche maniera hanno messo in dubbio il rapporto, la fiducia fra la maggior parte dei tifosi e la città. Questo perdonami. E la seconda cosa, se proprio perché veniamo da questo momento, come vedi questa settimana verso il Foggia? Cioè vedi una squadra che si è presa un po' paura o invece che è carica, che fino adesso ha sempre reagito alle sconfitte in maniera positiva, che ha, diciamo, trova in sé delle forze per reagire e ti aspetti sin da sabato o da lunedì una reazione forte? Rispondo alla prima domanda. Io dico chiaramente che mi riferisco alla stessa tranquillità di normalità e quella che si è verificata fino ad oggi. Poi l'evoluzione del calcio è sempre un'evoluzione particolare. È vero che non abbiamo avuto grandissimi problemi di risultati, però rispetto alle aspettative, per esempio, l'inizio non è stato fulmineo, ci sono stati dei momenti anche particolari, la sconfitta in casa con Cittadella, la sconfitta in casa con Novara, che secondo me avrebbero potuto generare delle problematiche di un certo tipo. E invece si è mantenuto questo equilibrio. Poi è chiaro, lo sappiamo anche in passato, ma non solo il presidente Zamparini, ma qualsiasi presidente con un minimo di caratterialità di fronte a susseguirsi di risultati non positivi può prendere decisioni o diciamo, perdere la tranquillità e la serenità. Questo è fisiologico, fa parte di qualsiasi dinamica, di qualsiasi società, per cui noi, sia io che Bruno, siamo da tanti anni in questo mondo qui, quindi sappiamo bene quali sono le dinamiche che regolano il nostro mondo. Abbiamo portato forse in questo l'equilibrio di chi sa effettivamente le cose come stanno e cerca di portarle avanti con serenità, sapendo che dappertutto puoi stare per 10 anni oppure solamente per 10 giorni, ma questo, come ho detto spesso tutto all'inizio della mia avventura, questo non deve mai cambiare la prospettiva dell'operatività tanto di un tecnico quanto di un direttore sportivo. La seconda, sua seconda domanda? Cioè come arriviamo a Foggia? Noi arriviamo a Foggia. Ci arriviamo, io spero, con la stessa carica, la stessa voglia di reagire che abbiamo avuto, ad esempio, dopo Novara e dopo Cittadella. È una squadra che ha capito qual è il proprio limite, no? Sa di essere a volte un pizzico presuntuosa. Questo è il vero punto debole di questa squadra, al di là degli aspetti tecnico-tattici. E anche questo è un aspetto che io ho sottolineato più volte. Su questo dovremmo migliorare. Probabilmente le 4 sberle di Empoli sono servite. Poi, come sempre, come ci si arriva alla partita di Foggia lo dirà il campo stesso, se ci siamo arrivati bene, in maniera giusta. Io vedo una squadra serena che ha voglia di riscattarsi, che è consapevole che non è quella di Empoli, anche se poi i numeri statisticamente la prestazione di Empoli non è stata poi così negativa. Io, per sintetizzarla, è stata una partita in cui a loro è andato tutto
tutto bene, a noi è andato tutto storto, perché sono i numeri a dirlo. Se non prendi il pari Capullo, il secondo gol di Capullo al 45esimo, forse un'altra partita. Forse un'altra partita, ma se prima è per esempio nel possesso palla, il possesso palla quasi alla pari, perché abbiamo avuto 54 noi e 46 loro. Se andiamo alle conclusioni, noi abbiamo tirato 14 volte in porta, loro hanno tirato 8 volte, noi siamo arrivati al cross 13-14 volte, loro 10. Abbiamo avuto dati statistici migliori se vogliamo, nella serata in cui il Empoli ha giocato una partita ineccepibile e noi assolutamente no. Questo mi fa pensare che quando avremo risolto qualche problemino torneremo a correre come abbiamo fatto nella parte iniziale del campionato. Grazie Fabio.